Buonasera ragazze e ragazze. Allora, scusate l'assenza prolungatissima, questa faccia un pochino stanca, accaldata, stressata. Poi dico che l'estate uno si dovrebbe riposare, ma che Dio, questo caldo, non ce la faccio più. Si schiatta, sono le 2 di notte, sono appena tornata da una bella passeggiata sul lungomare qua a Salerno, tiriamo una brezza di mare, avevo dovuto dormire sul lungomare, si respirava. Scusate l'assenza abbastanza prolungata, ma sinceramente quando torna mia sorella a casa gli spazi solo per me vengono ovviamente diminuiti perché dividiamo la stanza e quindi è più difficile organizzarsi per un video. Comunque sono le 2, mia sorella non c'è, i miei sono fuori, sono andati dalla nonna, quindi sono in vacanza. Posso fare il video. Allora, prodotti finiti. Ho finito questa matita nera della Cargo, era uscita da un set che mi fu regalato da una mia amica, e la 82 Black, mi è rimasto un mozzicone. Adorabile, questa matita è stata bellissima, scrive all'interno, scrive all'esterno, facile da sfumare, perfetta. Poi ho finito un'altra matita, questa è della Ofida Skin Color, allora il numero non si legge più, comunque è una matita per le labbra, buonissima anche lei. Poi della Aleppo ho finito un nutriente per le unghie 3 in 1, uno smalto sul blu che aiuta anche a sbiancare un po' otticamente l'unghia, comunque è buono e idratante, si può usare come, io l'ho usato come base, si usa anche come base, si può usare anche come top coat ed è favoloso. Poi ho fatto degli acquisti, visto che fanno sempre male i piedini, ho trovato a tutto 50 centesimi dei cuscinetti, non l'ho ancora messi, forse è su questi schermi. Poi sono passata all'OBS e l'ho acquistato. Della Essence ho ritrovato sempre i cuscinetti per i piedi. Il prezzo non me lo ricordo, però vediamo un po' se c'è scritto. €3,99. Poi ho preso 2 confezioni dei cerottini leva punto nero, sempre della Essence a 1 euro, Essence ho detto, a 1,99 l'uno. Poi sono passata alla Queen e ho comprato sempre della Essence perché non le avevo trovate all'OBS, ho comprato le salviettine asciugasebo della Sun Club. E poi la base della Studio Nails, quella trasparente, perché vorrei fare un tentativo e metterlo durante la vacanza per avere almeno il lucido sulle unghie. Si vede che è tardi, eh? Ok, ora recensioni. Sono quasi tutto Essence. Wow. Allora, prima di tutto il set da sopracciglia. Allora, è composto da 2 polveri, si apre. Composto da 2 polveri, una chiara e una scura, e da un pennellino utilissimo. Io le disegno con questo, non ho nessunissimo problema, anzi è molto facile da applicare. Poi vabbè, c'è il bigliettino che vi aiuta, vi descrive un po' come farvi le sopracciglia, e 3 stencil con 3 forme diverse che io sinceramente non ho mai usato, forse una volta per disegnare il sopracciglio e spinzettare l'extra. Allora, io mi sono trovata molto bene con queste polveri, resistono molto, io sinceramente la prima volta avevo paura che non mi resistevano, e quindi avevo messo, ho spaccicato un po' di base per ombretto, quella della Pupa, no, Pio for Pupa. Però poi ho fatto, vabbè, proviamo a vedere se senza mi resiste il sopracciglio disegnato per tutta la serata. Mi sto accasciando. Effettivamente
è resistito abbastanza. Io per le mie sopracciglia, comunque sono un marroncino chiaro, uso la polvere chiara per riempire la zona qua all'inizio e fare un pochino di codina. Invece la polvere scura la utilizzo per accentuare un attimo l'arco, la punta più alta del sopracciglio, che ovviamente poi vado a sfumare con il marroncino un pochino più chiaro, così da dare un attimo di definizione extra, e mi trovo abbastanza bene, mi sono piaciute. Poi sempre della Essence, gel eyeliner nel colore 03 Berlin Rocks, è quello viola. Allora, è un bellissimo color viola, si vede, faccio lo swatcholo. Questo è il colore sfumato. Allora, sull'occhio si nota che avete una linea viola scuro sull'occhio, bella definita, si stende con facilità, si crea con molta facilità con il pennellino. Io uso quello angolato della Essence sempre, mi trovo benissimo. Dura molto perché si fissa e non si sposta, mi è piaciuto molto. Io ho anche gli altri colori, il verde e il marrone. Quello argentato non l'ho comprato perché quando le comprai non c'era ancora. Poi, correttore in stick verde della It Style. È una confezione stick, così, a rossetto. Questo è il prodotto. Ci sono 4 grammi di prodotto. Allora, questo prodotto non mi è piaciuto perché... Ora cerco di farvi lo swatch più calcato possibile. Questo è il colore che esce fuori calcando tanto il prodotto. Però quando si prova a correggere un rossore molto definito, tipo un brufoletto, non lo corregge perché è poco pigmentato. Invece è molto utile se avete un po' di guancette rosse, sfumato leggermente, attenua il rossore e la situazione migliora. Ovviamente regge se sopra mettete una polvere. Non mi è piaciuto tantissimo, sinceramente, non vedo l'ora che finisca, però buonanotte, qua stiamo a vita. Ancora Essence, allora, questa base per unghie della Studio Nails Anti-Split. Allora, sinceramente non ho capito che cosa è l'Anti-Split, però parliamo del prodotto. Allora, il prodotto ha un bel pennellino ampio, ora lo pulisco un attimo, che quando è impregnato di prodotto si apre in maniera favolosa, e quindi un attimo che sono, ho la fronte spaccata, e si apre molto bene, quindi il prodotto viene distribuito in modo uniforme su tutta l'unghia, e questo mi piace molto. Poi come base non dà nessunissimo problema, protegge l'unghia dai colori che aggiungete sopra, ovviamente un colore tipo il rosso, il blu, comunque un pochino passa, però molto di meno di altre basi che ho provato. Non sento l'unghia fragile, anzi la sento molto resistente, e mi si spacca meno facilmente nelle parti esterne, che io le porto un pochettino squadrate, quindi spesso e volentieri se becco da qualche parte si spaccano. Poi matita per le labbra della Rosa Luna, sono colori naturali, questo nel color corallo, questo è nella Mina il colore. Ora vi faccio lo swatch, non si vedrà bene perché sono in luce gialla, comunque questo è il colore. È un color pesca corallo, su di me è un pochino muore, non è molto simile alle mie labbra. Io la utilizzo come base prima di applicare qualsiasi rossetto, anche se metto un rosso, un rosa, eccetera. Disegno e coloro le mie labbra con questa matita, al di sopra vado a mettere il rossetto e mi dura tantissime ore, anche se bevo, mangiare. Secondo me dura solo una tinta buona, comunque dura molto, il prodotto dura tantissimo. Io sono anche una fumatrice, quindi ovviamente il colore va a spegnersi, ma
con questa base sotto, con questa matita, il colore rimane fermo per parecchio tempo. Poi della Marbet contorno occhi gel, questo qua, oddio mi stavo accecando. Il prodotto si presentava, devo dire, in una confezione simpatica, molto simpatica. Allora, la confezione era questa. Dopo pochissimo tempo che lo utilizzavo, si è spaccato e il pirulino che stava qua fuori è rimasto incastrato qua dentro. Quindi io ho spremuto tutto il contenuto del boccettino all'interno di una jar. Questo è il prodotto, si presenta in questa forma gellosa celeste. Allora, è un prodotto che per l'estate vale tanto perché non appesantisce il contorno occhi, l'idrata abbastanza. Io lo utilizzo ovviamente la mattina, prima, quando mi lavo il viso, quando metto le creme, metto il contorno occhi e la palpebra e anche la parte sottostante la sento idratata per tante ore, anche se la si va a toccare non tira, non dà fastidio. Poi, essendo un prodotto in gel, per l'estate è ottimo perché non suda l'occhio, diciamo così, quindi è buono anche se subito dopo vi truccate perché si asciuga rapidamente, non dà fastidio. Ok, ultimi prodotti da recensire sono tutta la confezione degli Studio Nails, che va dal, questa è la colla, le lunette di plastica che non si vedono perché stanno al contrario, ora ve le apro. Io ho comprato due confezioni, quindi ne ho tante extra. Poi c'è una lima due facce e una base e il top coat. Allora, se volete ascoltare, se volete ciò che promette questo kit, non lo comprate. Questo kit promette di darvi delle unghie da gel, come se avesse fatto la ricostruzione, per 10 giorni. Per 10 giorni. Non gli credete. Ho fatto diverse prove, diversi tentativi, il massimo che mi dura sono 3 giorni. E non mi sembra veritiero quello che scrivono sulle scatoline. Allora, cosa dire? Ah, c'era pure un'altra cosa, non mi muovete. L'altra cosa mi ero dimenticata, ovviamente il solvente. Allora, partiamo da un pezzo alla volta, ok. La prima cosa che bisognerebbe fare per avere le unghie gel per 10 giorni secondo loro è prendere la lima, usare il primo step, questo qua bianco, che serve per pulire l'unghia. Quindi andate sull'unghia, ci passate un pochino la lima e toglie ogni untuosità dell'unghia. Poi ovviamente scegliete la lunetta che fa per la vostra forma di unghia e la incollate con la colla. Ok, e ci siamo. Poi dicono di mettere il base coat, quindi la base, che aiuta a livellare e a sigillare la lunetta alla vostra unghia. Poi sopra, e dicono di farne due passate, poi sopra due passate di base coat. E ovviamente il solvente per togliere questa andaratana dopo 10 giorni. Io questo kit non l'ho sopportato. Probabilmente singolarmente i prodotti non sono male, a parte alcune cose, come può essere probabilmente la colla che non è molto efficace e le lunette, che ce ne sono 18 dentro. Per le mie mani io ho usato molte di quelle piccoline, quindi mi sono rimaste molte di quelle grandi, anche per il pollice, per esempio per il pollice ho fatto la 3, la 1 e la 2 per me sono troppo grandi, però si possono limare e comunque cercare di utilizzarle, anche quelle che vi vengono extra, perché ho come due confezioni, quindi ne ho abbastanza, quindi non le userò. Poi, la colla l'abbiamo detto.
Il biscotto, io ho preso quello bianco perché a me il French a base naturale non è che piace moltissimo, quindi visto che era uscito ho provato la base bianca. È una base lattiginosa, quindi un bianco latte non molto coprente. Il pennellino è un classico pennellino tondo, tondo. Questo è là, il pennellino. Ha due passate, ma appena si intravede, comunque l'unghia sotto si vede ancora, ma va bene così. Il biscotto è tanto decantato, ma ne parliamo tra un attimo, e già ne avevo parlato del solvente che per me è acido, le lunette che sono pezzi di plastica vengono letteralmente sciolte, a me questa cosa terrorizza. Però ho visto su internet che, a parte che ho questa versione così del solvente non esiste più, ma è un solvente liquido che voi buttate su un batuffolino e cercate di togliervi la lunetta. Credo che quello sia buono come solvente per smalto, ma non sia altrettanto efficace come solvente per queste lunette con la colla. Perché ciò che la rende efficace probabilmente sono anche questi dentini, perché tu girando l'unghia dentro, mamma come puzzi, è terrificante la puzza di sto coso, ovviamente aiuti a sollevare un po' e comunque aiuta il fatto di avere dentini. Una cosa che voglio fare è togliere questo, come ho detto prima, questo acido e utilizzarlo mettendo dentro un solvente per unghie normali. E quindi utilizzarlo quando per esempio ho uno smalto con glitter che sono difficili da togliere, con questo ci dovrei mettere di meno, perché poi sono proprio questi dentini che ti aiutano a grattar via il prodotto. Delusissima da questo prodotto, ho provato a fare un esperimento che ho detto probabilmente sarà la colla con le lunette che non va. Proviamo i due smalti a sovrapporli così all'unghia, vediamo un po' quanto mi resiste. E anche in questo caso non è che ha resistito tanto, devo essere sincera. Non è arrivata una settimana. Io tra un po' partirò per le vacanze, userò probabilmente il biscotto trasparente che ho comprato di recente, con il top coat sopra, così anche se si stacca, amen, non si vede la differenza con le unghie che hanno ancora il prodotto sopra. Comunque metterci qualcosa sì, perché comunque le voglio proteggere. Un'altra cosa, sulla lima, la parte 2, che serve a limare le lunette, quindi a dare la forma che si desidera all'unghia con le lunette, è ottima per limare le unghie dei piedi, perché sono un pochino ovviamente più resistenti, più grosse di quelle delle mani, specialmente il ditone, e visto che ha una grana molto forte, è ottima per limare le unghie dei piedi. Magra consolazione, sinceramente, ho speso un bel po' per questo set, questo set mi ha deluso alquanto. Ok, vado a finire di fare la valigia perché domani mattina, cioè tra 6 ore, meno di 6 ore mi devo alzare per andare al paese di mia nonna. Vado a trovare un pochino la nonna perché è parecchio che non la vedo. E io vi mando un bacio grosso e vi auguro buon fine estate, ormai siamo agli sgoccioli di agosto, anche se fa caldissimo. Non ce la faccio più, sono stanca. Un bacione e in gamba, alla prossima. Ciao ciao!